Ecco il benvenuto di questo paese che è Fabrizia, un'acqua buonissima, la conosciamo anche attraverso la fabbrica, Acqua Fabrizia si chiama appunto, no? Quindi venite qua all'entrata di Fabrizia, trovate subito una fontana che si presenta anche bene, scenograficamente in granito, pulita e ordinata. Poi sopra c'è scritto località Santa Maria di Drosia o Drosia, lasciala pulita, la ritroverai. Ed è giusto, perché uno viene qua, si prende l'acqua, anche se si mangia il panino, la carta la porta via. Salutiamo il sindaco Francesco Fazio, gli auguriamo il meglio a livello politico in questo paese, consigliandogli magari di mettere anche un cestino qua vicino alla fontana, così anziché portarci fino a casa la carta e il panino, la potremo in qualche modo gettare. Adesso entriamo nel paese di Fabrizia, ne vedrete delle belle, perché è un paese che merita di essere visitato. Andiamo. Si presenta benissimo l'ingresso con questi castagni che ti danno l'idea che l'autunno è già arrivato. Fabrizia, un paese storico per le sue tradizioni e la festa di Sant'Antonio. Vedete, come vi dicevo, case e giardini curati, sembra di stare in Sila, le strade perfette. Oggi è una giornata particolarmente soleggiata, tutte le case, un po' tutte diciamo, molte delle case sono disabitate. Salutiamo subito Caglioti Domenico, autoricambi, sapete che nei miei video cerco sempre di pubblicizzare le persone. Ritorneremo ovviamente a Fabrizia a fare un video più dettagliato, magari con la neve, sarebbe bello in inverno. Qui sulla nostra sinistra c'è un bar che merita di essere visitato, è un bar che ha una veranda da dove si può vedere e ammirare tutto il panorama montano di Monte Pecoraro. Guardate come si presenta bene il paese. Ha un bellissimo corso, peccato che abbiano chiuso il benzinaio, ma dicono che poi hanno aperto un altro fuori. Salutiamo la macelleria Suppa, e il Covo del Gatto, ristorante e pizzeria. Questa, vedete, è la statua dedicata ai caduti di tutte le guerre. Guardate che bello il paese di Fabrizia. Adesso andremo a fare un giro in un'altra via che si chiama Via Barco, dove ci sono pasticcerie, negozi, però vedete, sembra un piccolo presepe con tutte le montagne intorno. Qui la montagna più alta è oltre a Pecoraro, è Monte Crocco, e qui in inverno fa tanta neve. Adesso non ricordo che altitudine sia questo meraviglioso paese, ma credo molto più di Mongiane, credo sui 900-1000 metri. Vedete, ci sono anche dei lampioni antichi, quindi è un video per un video da far vedere, diciamo, agli emigranti, coloro che hanno a cuore il loro paese. Vedete anche qua stabili con portali archi in granito. Quindi, come potete vedere, Fabrizia è un bellissimo posto, si presenta bene, guardate che bello. E sono sicuro che in queste case caratteristiche troveremo anche qualche anziano che ci parlerà magari dei tempi che furono. Hanno fatto una rotonda, io non venivo da parecchio, beh, devo dire che hanno fatto bene, perché le rotonde sono invenzioni francesi, snelliscono il traffico. Di qua saliamo verso Via Barco, come vi dicevo. Questa è la Via Barco. E qua ci sono un sacco di negozi particolari. Facciamo sorpassare questa panda, perché noi siamo con le quattro frecce. Salutiamo il supermercato di Antonio Costa, salumi, formaggi, latticini freschi. Poi qua in questa zona ci sono altri negozi che saluto, io non ricordo il nome di tutti. E queste sono le case popolari, si presentano anche bene con questi alberi di cachi. Ma dove le volete trovare delle case popolari che hanno gli alberi di cachi di fronte? Quindi guardate quanto è bello, guardate. Questo invece è un altro pub, come vedete, nuovo, sempre a Fabrizia. E salutiamo anche qui la tua officina gommista, riparazioni, eccetera eccetera.
E questa è la famosa bottega della frutta. Vedete questo negozio? Insomma, ce ne sono di negozi a Fabrizia. Poi credo che alla fine di questa strada ci sia anche una pasticceria molto conosciuta. Hanno fatto anche i dossi, giustamente per rallentare, perché essendo un rettilineo molto lungo, magari la gente gli veniva la voglia di fare qualche derapata con la macchina. Tutto intorno a noi montagne. Da questa strada si ritorna verso Mongiana, solo che si allunga un po', si arriva anche da qui all'incrocio che avete visto tempo fa in un mio video, insomma un video fatto alla Mongianella. Quindi arriviamo dove c'è quella casa rosa, torniamo indietro e andiamo a vedere il lago. C'è anche un lago qua bellissimo. Questi sono i carabinieri alla nostra sinistra. Insomma, devo dire che a Fabrizia le case si presentano bene, sono, vedete, curate anche nei minimi dettagli, sia esteticamente che credo anche internamente. Questa è una bellissima casa rosa, sembra la casa della Pantera Rosa. Adesso giriamo più sopra e poi torniamo indietro. Come vedete, i video che fa GG non sono tagliati, sono tutti in diretta live. Eccolo qua, pasticceria Mille Delizie, produzione artigianale. Ed ecco arrivati nei giardini di Fabrizia. Come vi dicevo, adesso andremo a vedere il laghetto, poi questa fontana meravigliosa dove sgorga acqua purissima, che tra l'altro è la stessa acqua che beviamo nelle bottigliette che compriamo al supermercato. Grazie a Calabria Verde, grazie all'Afor e all'azienda forestale della regione Calabria, potete ammirare questi posti dove venire a trascorrere un picnic con Ferragosto. Ci sono tavoli, c'è la prima fontana sullo sfondo dove vi dicevo c'è acqua buonissima. Noi andiamo alla seconda, che è una sorgente diversa. Magari faremo anche qualche intervista. E poi il laghetto, come vedete, si presenta bene, è più bello di quello del parco di Mongiana, perché per esempio nel laghetto di Mongiana non ci sono intorno tutti questi arbusti, queste conifere. Lì purtroppo è un po' meno in qualche modo controllato, custodito. C'è gente purtroppo che quest'estate si è fatta anche il bagno. E quindi vedete, il laghetto si presenta bene. Oggi poi, con questa giornata ancora con temperature estive, vediamo gli alberi che riflettono nel lago, quindi la situazione diventa più fiabesca. Alla nostra sinistra Monte Pecoraro, alla nostra destra Monte Crocco. Vedete, si presenta bene, i bambini possono giocare anche tranquilli perché il prato è molto pulito, e poi con queste foglie colorate, da questi alberi maestosi, da questi castagni, si crea un tappeto autunnale. Guardate che bello, c'è una pace che veramente richiama la natura. Ancora da Fabrizia, guardate, mi sono fermato perché ho visto delle persone, poi in realtà è una statua, la signora dell'abate in legno, fatta davvero davvero molto bene, sembra una persona vera. Adesso andiamo nel centro storico. 29 ottobre 2022, da questo meraviglioso centro storico di Fabrizia col signor come vi chiamate? Sentite, perché si chiama Fabrizia? Nominato Fabrizia, sì, è proprio. Fabrizia è proprio nominato. Dove siete? Io sono di Simbario, vengo per valorizzare i paesi. No, Jacopetta no. Sentite, oggi che avete mangiato di buono? Ah, io? Un po' di papato, un po' di pasta, che prende. Sentite, quindi questa chiesa che suona adesso il campanile non è quella di Sant'Antonio? No, questa, come, come si chiama questa? Chiesa del Carmelo. E quella di Sant'Antonio è più sotto. È più giusto. Sentite, quanti abitanti ha Fabrizia? Mo si indiro tutti. Sì, penso che 2.000 abitanti, non saggio. 2.000 abitanti? Sì. Manda via prima abitanti. Quanti? Manda via, vedo accomodate. No, guardate che bella la sedia. No, vedete, io prima di vedere voi ho detto nel video che gli abitanti di Fabrizia siete accoglienti, calorosi, sì, con dei valori. Io neanche vi conosco, mi offrite il vino. Questa è la cosa bella dei paesi in Calabria, però i giovani se ne sono andati per trovare lavoro. Io ritornerò a Fabrizia, magari spero di rincontrarla, che oggi
un video così di assaggio per quelli che sono emigrati. L'olone lo batte è del Tante E sentite, mi hanno detto che c'è una bella festa qua a Fabrizia, che quando è a luglio? A giugno, non mi ricordate. a giugno, è stato alle 16 di giugno a Sant'Antonio. Sant'Antonio, quella è a giugno. E poi alle sede di Coso, alle sede di Augusto e di Carmelo. Quindi in estate si riempie Fabrizia, di vena Sì, gente. Va bene, sentite. già so piazza politica, Io adesso scendo a fare un altro video, vi ringrazio dell'intervista. io mi dico cosa. Speriamo di vedere qualcosa. Vogliamo vedere cosa? Vogliamo vedere qualche No, bere nulla. Io vi ringrazio come sono accettato. Già mi avete rilasciato l'intervista e come sono bevuto un bicchiere di vino. Va La bene. birra la volete? La prossima volta, la prossima Ma va a volta. tornare, che siamo casuali. Tornerò, non lo so, prima di Natale, magari quando a Fabrizia nevica, per fare un video con la neve, sarebbe bello. Ho degli amici qua che saluto. Vendevano calze al mercato, Rullo vanno di cognome. Credo siano a Milano, i figli. Sono due femmine o un maschio, mi sembra. Rullo. Rullo, Milano. A Milano. Voi vi chiamate, avete detto? E ho detto cosa? Allora, un saluto a Jacopo Pettacosimo e a tutti gli emigranti. Grazie, Grazie a voi e buon sabato. grazie. Arrivederci. E questo è il centro storico di Fabrizia, stradine davvero piccole che passare con la macchina bisogna essere bravi a guidare. Tutti stabili antichi, stabili d'epoca. Eccola lì, la chiesa più bella del paese, dove in estate fanno la festa di Sant'Antonio. Guardate come si presenta bene questa chiesa stupenda, tutta in granito, che ricorda i tempi che furono. E ci troviamo a Fabrizia, oggi è una bellissima giornata di sole, guardate anche quest'altro caseggiato antico con le pietre. Nuvole terse, campanili fermi. Questa è una delle chiese più belle delle Serre Calabre. Poco fa, come ci diceva quel signore che abbiamo intervistato, questa chiesa non solo si presenta bene agli occhi, ma anche all'anima, al cuore. Qui in questo paese vige la fede, la tradizione. Qualche giorno poi ritorneremo, entreremo dentro, magari intervisteremo anche il parroco. Signora, una domanda velocissima, siamo in diretta live, buongiorno. Buongiorno. La signora? Senta, Montagnese. se ci può spiegare velocemente come si chiama questa chiesa? Si chiama Santa Maria delle Grazie, però il patrono è Sant'Antonio. Ed è bellissima. E all'interno ci deve andare. invece la prima chiesa, questa La scendendo? chiesa della Madonna del Carmine. Io sono venuto qua, mi chiamo Gigi J per la valorizzazione del Mentre territorio. questa è la chiesa del Rosario. Questa è la chiesa del Rosario. Sentite, Sì. ma qua ci sono due parroci diversi, due preti diversi, è lo Sì, stesso prete? no, per la chiesa matrice, per questa del Rosario c'è il parroco Don Ferdinando Fodaro, per la chiesa del Carmine Don Vincenzo Maiolo. Un'ultima domanda, intanto la ringrazio per l'intervista. Come mai Fabrizia si è svuotato così tanto? Perché non c'è lavoro. Non c'è lavoro. Anzi, sono rimasti questi ragazzi per il reddito di cittadinanza, altrimenti se ne sarebbero andati anche loro. Quindi diciamo che una volta Fabrizia era piena di gente, arrivava a Maria. 6.000 abitanti. E A 5 sì, a 5 era. adesso? Adesso siamo sui 2008-2009, la maggior parte è emigrata. Però Emigra. durante le festività in agosto rientrano tutti. Signora, la ringrazio e buon sabato. Niente, anche a lei. E dopo la bellissima intervista alla signora, chiudiamo questo video veloce di oggi da Fabrizia con questa fontana e questa villa antica, molto molto bella. Adesso vi faccio vedere anche la panoramica di tutti i boschi intorno a questo paese stupendo. Eccola qui la panoramica di tutti i boschi di Fabrizia. Guardate che bello tutto intorno.